esempio, gli 80 euro che ai pensionati, che costano all'incirca 2 miliardi, sono esattamente quello che si potrebbe recuperare tagliando le famose pensioni d'oro, secondo il piano Boeri. Esattamente uguale. E io non capisco perché... Quali sono le pensioni d'oro, Mario? La mia e la tua sono pensioni d'oro? No, io purtroppo non ce l'ho, tu sì. No, io non la ce tua non quando l'avrai? Quando l'avrai? È una pensione d'oro? Guarda, c'è un piano Boeri che, se lo leggi, parla di 300, 250 mila, 300 3 milioni. Di 3.000 euro lordi, no, sotto, sopra i 5.000 Bugini, almeno leggi 5.000 euro lordi e recupera 2 miliardi, che sono esattamente quelli che vanno... 5.000 euro lordi sono 2.500. 5.000 euro lordi, ma non sono tagliati. Ma perché stai parlando? Sì, ma Bugini, si tratta di ricalcolarle in base ai contributi versati, non di dimezzarli, Bugini, leggi almeno, impara prima di parlare di cose che non sai, se no parla di Juventus, te la conosci bene la Juventus, ma non parlare di cose che non sai, si tratta di ricalcolare in base ai contributi versati. Leggiti il piano Boeri e sono 2 miliardi. Esattamente per dargli 80 euro. E allora sai in base ai contributi versati che cosa succede? Che alcune pensioni da 1.300 euro vanno giù alla grande, non le pensioni d'oro di chi ha pagato contributi salatissimi. Stai facendo della demagogia. Ricalcolare quelle sopra i 5.000 dei dipendenti delle ferrovie. Che quel signore che prende 90.000 euro al mese finalmente non le prenderà più, che Dio vuole. Saranno tre persone che guadagnano. Allora, rientriamo in sciocchezze. 2 miliardi, Bugini, almeno leggi. Ma quali sciocchezze vai dicendo? Tre persone guadagnano 90 mila euro. Allora, calmiamoci un attimo. Madonna Oliviero, aiutami, aspettate. Allora, io ti aiuto se posso. Ma chi li prende? Giampiero, un momento. Ma chi li prende 90 mila euro? Mauro Sentinelli si chiama, allora, te lo presento finché, se vuoi. Allora, Mamma mia. Sì, quello famoso da... 90.000 euro, c'è uno che prende 90.000 euro, secondo me quella pensione da tagliare, siccome ce ne sono 250.000 intervenendo su questi, ricalcolandoli in base ai contributi, mi pare che recuperano 2 miliardi. Oliviero, Mario.